C'è un esempio che possiamo fare, non so, per esempio, utilizzando, ecco, globalizzazione, non solo in questo libro, come notano appunto i Diego Fusaro, ma già dei Gramsci, ai Togliatti, perfino dal Marx, tanto internazionalisti, magari non cosmopoliti, magari solo a parole, ma comunque non cosmopoliti, finanche proprio riguardo le entità internazionali dei lavoratori, solo e proprio nelle singole nazioni, lavoratori e datori di lavoro possono accordarsi su diritti e doveri, conformemente alle identità collettive e alle specifiche caratteristiche locali, ambientali, culturali e umane, storiche e tradizionali, tipiche e certamente non globalizzabili come anonime merci né quali macchine. Ecco, quindi per quanto un concetto possa essere internazionale o sovranazionale o umano, umanitario, mondiale, cosmico, è solo nell'ambito delle proprie case, delle proprie famiglie, delle proprie nazioni, delle proprie tribù, che ci si può accordare faccia a faccia su delle caratteristiche relative alle rispettive identità diverse. Altrimenti si finisce in un melting pot, come dicono gli americani, e si finisce sottomessi, assoggettati senza neanche la possibilità, anche in campo, nel campo, ecco, abbiamo citato questo esempio banale del lavoro, del lavoratore, perché proprio anche in questo campo non ci sarebbe più voce, non ci sarebbe più senso ad avere una voce. Ora, riducendo e attaccando in toto e perfino a priori le nazioni, patrie, famiglie, comunità, addirittura snaturandole, quali mere cause di guerre e discordie, no? Da annullare, si avviano le menti e le persone dentro un'unica grande terra promessa, o Metropolis, la Fritz Lang, o Matrix, che dir si voglia, ovvero un contenitore artificiale, una gabbia globale, che non è un'evoluzione della nazione, bensì una negazione dell'identità nazionale, ma anche personale, dove numerati cittadini, servi, schiavi, uguali, con tanto di codice a barre, dipendono in tutto e per tutto dal sistema, soprattutto per i diritti e i doveri ormai privati di sussidiarietà. E privati anche di senso umano, naturale, intellettivo. Un non senso, cioè snaturare l'umano, snaturare il terrestre. Allora, siamo un unico Dio, punto, finito. Un unico immenso Dio. Ma non è così, siamo umani, siamo uomini, siamo dei mortali, siamo espressioni diverse, necessariamente diverse, che si devono confrontare. La pace nel mondo, torniamo al cimitero, la pace nel mondo si può ottenere soltanto equilibrandosi. È molto diverso il concetto di equilibrio da quello di cimitero. Quindi, in altre parole, si denigrano le umane e naturali strutture di unione, riducendole ai loro difetti o limiti, seppur inevitabili, ma magari che è possibile correggere, per promuovere sovrastrutture tutt'altro che risolutive, bensì addirittura inumane, neanche sovrumane, inumane. Come avviene anche nelle distopie, che so, alla Calergi. Dai bisogni prettamente economico-materialistici, ma pure amorali di certe massoniche, che so, Bilderberg, trilaterale, eccetera, ipocrite e peggiori dei cattolicismi gesuitici e ecclesiastici. Insomma, come dire, facciamo l'esempio delle Doi Marruzze, una fedonata puzza, le due facce del medesimo cancro dell'umanità che si rinnovano addirittura, anziché annientarsi a vicenda o superarsi. Si rinnovano da assolutizzazioni di idee di uguaglianza e libertà, che sono mercantilismo, liberal capitalista, e da un lato, e tirannide bolscevico comunista, a moralismi dottrinari, teosofici o dogmatici, esseno zeloti, merovingi, catari da una parte e cristiano paolini dall'altra. Insomma, c'è sempre questo gioco che porta a credere di fare chissà quale rivoluzione, quale cambiamento, quale emancipazione, ma non si fa altro che passare da una parte all'altra, addirittura in un grande calderone dove tutte le parti vengono annientate, anche quello che resta, quel bambino che resta oltre l'acqua sporca che viene annullato. Ora, lungi dal polemizzare su quanto di secolare sia stato commesso e si commetta sfruttando l'ignoranza e la debolezza umana, specialmente facendo perno su certe logge, custodi di nicchie sapienziali, arcaiche, arcane, o forse derivanti da arcaici o arcani cicli trascorsi di precipuo sfruttamento,
la storia che si ripete, ebbene, in questa sede ci riferiamo agli aspetti dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, forse preso in prestito o mutuato proprio dalle radici dell'umanità, dove l'essere umano sarebbe stato creato o fabbricato per amare e servire il suo creatore. Quindi forse non è una questione innaturale, è una questione naturale che va affrontata naturalmente, quella della dominazione, del pericolo di sfruttamento, pericolo reale, fin troppo reale, dell'uomo sull'uomo. Dunque, come avviene e non può che avvenire nei desideri di chi, incapace, indegno di essere un lupo o capo di lupi, facciamo l'esempio del lupo, necessiti che questi divengano cani o addirittura, anziché leoni o re leoni, siano ridotti in greggi di pecore, appunto. Tutti pecori o cani da pasce da sfruttare. Quindi non ha neanche la forza di porsi come capo di un gruppo di forti, ma deve essere, come dire, pastore di un gruppo, di una massa di deboli. Chissà che codesti orwelliani, uguali più uguali degli altri, non intendono condurre tutto il pianeta e una miscelata e massificata umanità bestiame, allevata, addomesticata, indottrinata e sfruttata come un dono a certi loro dei padroni, con essi eletti a mo' di ciliegina sulla torta, a capo della nomenclatura piramidale, giusto sotto l'occhio che sta sulla cuspide. Meditiamo. Ave.